Vediamo in questo video tre errori mortali quando si ha a che fare con i narcisisti. Non farli mai. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, tre errori mortali quando si ha a che fare con i narcisisti, non farli mai. Allora, intanto, diciamo che come si riconoscono i narcisisti? Non potrei mai avere una diagnosi certa se sono narcisista o meno, ma potrebbero essere, riconosci però le persone manipolatrici, narcisisti o non narcisisti. Se sono persone manipolatrici, le riconosci perché, mettono in atto questi comportamenti di cui ho parlato in diversi video, da un love bombing iniziale a un gaslighting, cioè farti passare per pazza, il cercare di squalificarti, cercare di isolarti, lo scartarti e il ritornare. Più o meno sono queste le fasi che utilizzano, no? Il gaslighting è proprio quella fase in cui ti fanno passare per folle, ti fanno passare per pazzo. Gaslighting è una delle parole più ricercate attualmente su Google e sono praticamente, diciamo, tutte quelle azioni volte a farti passare per folle, sono azioni manipolatrici, ma io non ho mai detto questo, ma io non ho mai fatto quello, ma io non ho mai, ma tu ti stai inventando le cose, ma perché mi dici questo, ma perché mi dici quello? Insomma, tutte queste attività fanno parte del gaslighting. E quindi non è importante, diciamo, i suggerimenti per riconoscere le persone manipolatrici sono questi, osservi i comportamenti. Poi è ovvio che ci sono tutta una serie di comportamenti correlati, tipo il mentire, l'occultare le cose, il manipolare la realtà, il trasformare la realtà. Utilizzano fondamentalmente poi le tre strategie, no, viste nella PNL. Deformano la realtà, cioè fanno apparire una realtà diversa da quella che dovrebbe essere, fanno, diciamo, come possiamo dire, fanno, de cancellano dei dati e generalizzano, insomma, ecco, questa è una cosa fondamentale. Ovviamente il tipo di comunicazione che mettono in atto le persone manipolatrici sono queste, sia in amore, sia nelle amicizie, sia nelle relazioni lavorative, un po' in tutti gli ambiti della vita fondamentalmente, perché vogliono controllare, vogliono manipolare, vogliono controllare i sentimenti, i pensieri delle loro vittime. E ad esempio, proprio per fare questo, utilizzano il gaslighting e altre tecniche di manipolazione, appunto, come far vivere i sensi di colpa, deformare appunto la realtà, squalificare, far vivere disistima, insomma, tutta una serie di strategie, ricatti manipolatori. E quindi bisogna evitare di cadere nella trappola del narcisista, bisogna evitare di cadere nella trappola del manipolatore, bisogna imparare a respingere con sicurezza il gaslighting e gli altri attacchi a te, alla tua personalità, alla tua dignità. Perché bisogna imparare a salvaguardare la propria dignità. Questo è un fatto fondamentale, questo è un punto fondamentale. Soltanto se saprai salvaguardare la tua dignità potrai considerarti una persona, diciamo, fortunata da questo punto di vista. Potrai considerarti una persona, insomma, che merita, perché altrimenti ti considererà una persona sfigata. Insomma, questo devi tenerlo presente, è un fatto fondamentale. Questo fatto qua è molto molto importante nella tua vita, prendere in considerazione, devi rendertene conto. E allora, quali sono le strategie, diciamo, quali sono gli errori che assolutamente devi evitare di fare? Quali sono gli errori che assolutamente sono mortali perché
ti farebbero, come dire, finire alla deriva. Allora, il primo errore è dare informazioni su te stessa, su te stesso. Questo è un grave errore. Quando inizi a capire, intanto le informazioni su di te, non darle mai, 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 fin tanto che non hai certezze con chi hai a che fare. Perché all'inizio, ripeto, anche le persone appunto che fanno love bombing, che ti osannano, eccetera, sono persone che, come dire, vanno prese appunto con diffidenza. Bisogna diffidare. Se diffidi, ne otterrai soltanto dei vantaggi, perché diffidare di persone negative è cosa buona e giusta, perché se tu, anziché diffidare, sei invece sempre, come possiamo dire, pensi sempre che queste persone possono essere le persone migliori, le persone che vanno bene per te, come dire, inizi subito ad aprirti e utilizzeranno queste cose qua contro di te. Perché più informazioni hai al narcisista, più in qualche modo ti manipola, più informazioni hai al narcisista, più in qualche modo ti cerca di distruggerti. Ecco, questo è un punto fondamentale. Devi cercare di fare attenzione, devi cercare di evitare di cadere in queste trappole narcisistiche. Per cui evita di dare informazioni. Depista. Prova inizialmente a dare informazioni ambigue, farlocche, incomplete. È molto importante. Dagli, perché siccome loro ti manipolano, dagli dei falsi indizi. Raccontagli delle cose, magari dei tuoi punti deboli che non sono veri in realtà, per vedere il suo comportamento. Quindi, se poi scopri che cerchi in qualche modo di fare leva su questi, che però a te non te ne fotte assolutamente nulla, hai capito bene con chi hai a che fare. Il secondo errore è, diciamo, impazzire o comunque prendertela o comunque avere paura, dei ricatti del narcisista. Assolutamente no, perché daresti foraggio, diciamo così, alla loro campagna diffamatoria. Quindi, questo è un punto fondamentale. Non devi avere paura dei ricatti del narcisista, perché se tu hai paura, il narcisista, il potere ce l'ha sulla base della tua paura. Se tu non hai paura, lui non ha potere. E il terzo grave errore è evitare di interrompere il contatto, cioè sperare che possano cambiare. No! Non c'è possibilità che possano cambiare. Devi interrompere il contatto con loro. No contact sine die. Chiudere totalmente ogni rapporto. Questo è un grave errore. Diciamo, quello di pensare, di poter, diciamo, di sperare che i narcisisti possono cambiare, perché poi il narcisista, quando torna, l'ex narcisista, anche quando torna, torna dicendo: "Ah, ma io sono cambiato, no, vabbè, ma sì, ma ero nervoso, era un periodo che non stavo tanto bene, c'avevo questo, c'avevo quello." L'ex narcisista, quando se ne va e torna, no? Ti raccontano quella della rave della fava, ti dicono che loro si sono sempre comportati bene, eri tu che hai fatto questo, che hai fatto quello, ma loro in realtà non si sono mai comportati male nei tuoi confronti, è semplicemente il fatto che tu magari hai detto, hai bregato. Ecco, quindi fare attenzione, fare attenzione. Tu devi mantenere interrotto il contatto. Una volta che hai interrotto il contatto, che fai no contact, devi mantenerlo sine die, fino alla fine dei tempi, non devi più riprenderlo. Perché se lo riprendi, è come dire, ti dai le martellate sulle dita da sola o da solo. Quindi questo è un punto importante. Bisogna, da questo punto di vista, non concedere assolutamente nulla ai narcisisti. Non devi concedere proprio nulla. Evita di fare questi errori, perché sono veramente errori mortali che ti procurerebbero tantissimi
tantissimi danni che devi assolutamente evitare. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, ovviamente iscriviti al canale, iscrivendoti al canale naturalmente attiva la campanella.